Ciao, buongiorno, come sempre siamo qui nel dopo, nel post, per capire un po' che cosa ci siamo raccontati questa mattina. Beh, il tema che io avevo lanciato era quello della dieta e devo dire che in realtà mi avete stupito perché, vabbè, oltre a essere tantissimi come sempre, avete risposto che, insomma, chi per problemi vari, insomma, è sottoposto a dieta quotidianamente, chi l'ha fatto in passato e chi addirittura come Eugenio ha fatto la dieta per ingrassare. Non pensavo fosse possibile, ma invece è così. E a proposito di diete, beh, insomma, noi dobbiamo ricordare Gualtiero che, insomma, lui essendo diabetico quotidianamente convive con la dieta, così come Pachi, no? Che anche lui ha dei problemi. E quindi deve stare a dieta, ma la cosa che colpisce di Pacchi è che lui è un cuoco, quindi io mi dico come fai a rimanere a dieta nonostante tu sia un cuoco? E beh, lui ci ha spiegato che in realtà si fa una puntura per far sì che in qualche modo gli venga la nausea e che possa cucinare. E poi cosa ci siamo detti? Beh, andando a recuperare anche un po' quello che mi avete scritto. C'è chi invece piace la donna o comunque un pochettino con le sue rotondità, con le sue forme. Io di questo sono convintissima. C'è chi ha detto no, non dimagrire, no, per carità, però io lo devo fare anche per una questione, insomma, di problemi fisici che ho, quindi più di tanto non posso ingrassare, ma giustamente una donna sta bene così anche se ha qualche chiletto in più, anzi, se poi se lo sente bene, a maggior ragione non è il caso di andare a cancellare tutto quanto. E poi insomma, di questa cosa che mi ha un po' sconvolto di dover bere acqua tiepida al mattino appena alzata, che sembra invece, insomma, possa rimettere in moto un po' quello che è, diciamo così, il nostro organismo anche interno. E molti di voi invece lo sapevano. Poi abbiamo detto logicamente che il tutto deve essere accompagnato da attività fisica, perché senza attività fisica, beh, sappiamo che la dieta alla fine, insomma, lascia un po' il posto che trova, come si diceva. E poi in realtà abbiamo parlato anche di altro. C'è chi, insomma, stava addirittura imbottigliando il vino, il Brunello di Montalcino, ma che buono! E io però il vino adesso me l'hanno anche tolto, quindi ahimè, piango come così come il caffè, ma devo fare gli spuntini, vabbè, facciamo gli spuntini a base di frutta. Avete fatto delle richieste, Depeche Mode, vabbè, una canzone di Depeche Mode per dire che niente è impossibile e che in qualche modo l'ha riportato a quando anche lui lavorava in una radio con suo fratello e lo aiutava a scegliere i dischi in un programma pomeridiano. Legato anche al cocktail. Quindi insomma noi andiamo a tirare fuori anche un po' quelle che sono state le nostre attività, diciamo così, da giovani. Poi va bene, come sempre in Australia fa caldissimo a 35 gradi, insomma in ogni parte del mondo siamo stati insieme, mi avete anche chiesto questa collana, insomma una collana particolare e poi se in realtà fosse un vestito quello che indossavo, no, una gonna, una maglia. Il costume addirittura ci siamo proiettati sull'estate perché parlavamo di dieta e quindi giustamente si fa per l'estate e non ho ancora scelto, stavo cercando ne uno un po' particolare di nuovo della Wicked Weasel perché insomma mi piace molto. Per stare allegri, che cosa ci ha suggerito Depeche Mode? Il primitivo di Manduria, questo vino corposo, ma che lui dice essere vietato, pensate, ai sotto i 50 anni. Ma come? Allora va bene, io tra un pochetto magari ce la posso fare a berlo. Devo ancora aspettare qualche mese. Nel frattempo, insomma, io vi ringrazio. C'è chi ha chiesto di poter fare anche delle chiamate. Effettivamente su Patreon l'abbiamo fatto, dove abbiamo parlato anche un po' di cose varie, insomma, di quello che voi sapevate fare. Abbiamo parlato di vino, di birra e voilà, ricadiamo sempre lì, ma insomma possiamo valutare di farlo. Non mi resta quindi che naturalmente augurarvi un buon martedì, una buona settimana, darci appuntamento a martedì prossimo. Devo scervellarmi a cercare qualche altro, diciamo così, tema da poter affrontare. Nel frattempo, come sempre, vi ringrazio.
vi mando un bacio, vi saluto e venitemi a trovare anche su Patreon. Se avete voglia, insomma, anche lì chiacchieriamo su tante cose come queste, ma non solo. Per cui, niente, nel frattempo io e MacLib@libero.it aspetto invece i vostri suggerimenti su temi da trattare il martedì mattina. Ciao, io vado a continuare la mia dieta. Ciao.